Bene, carissimi fratelli e sorelle, oggi terzo giorno, secondo giorno della missione. Siamo 3 giorni che siamo qua, ma è il secondo giorno della missione. Stasera, ecco, la catechesi, parleremo su se si può dimostrare che Dio esiste. Ma prima ancora di questo abbiamo detto che la preghiera più importante, l'evento più importante di questa missione ogni giorno è la Santa Messa, che è la preghiera più importante di tutte. Vi voglio, ecco, raccontare un fatto che mi è capitato sulla prima lettura di oggi, perché Ratzinger, quando era Papa vigente, diceva che se c'è solo nella nostra predicazione la fides quae, cioè che io vi comunicassi solo il deposito della fede, la Bibbia, l'insegnamento della Chiesa, lui diceva senza la fides quae, cioè senza l'esperienza personale, lui diceva che rischiamo di non comunicare niente. Diceva rischiamo perché lui era diplomatico, quindi non comunichiamo niente, ci addormentiamo tutti. Quindi nella trasmissione della fede, se qualcuno ha un'esperienza personale, deve trasmetterla quando è il momento. Allora, siccome mi è venuta in mente la prima lettura che mi è capitata, una cosa bella sulla fondazione di questa nuova comunità, la nostra, nella Chiesa Cattolica, la voglio raccontare. Un giorno, all'inizio della nostra comunità, c'è di mezzo anche il Monsignor Domenico Pece, di buon'anima, che oggi vuole essere nominato. Eravamo andati dal notaio perché questa comunità, che eravamo 3-4 all'inizio, prima sono partito solo, poi è venuto un fratello, poi una sorella, poi un altro fratello, la gente incominciava a dire che ci vedeva tutti i giorni camminare a piedi, 5 km andate per andare in campagna, tutti i giorni, o pioveva o non pioveva, o diluviava o non diluviava, o c'era la grandine, non è, noi tutti i giorni andate e ritorno a piedi con la plastica sopra, ma andavamo a messa. La gente si chiedeva: ma cosa sti scappati di casa? Chi sono questi scappati di casa, questi fraticelli strani? Ma l'abito che noi portavamo e che portiamo adesso ce l'aveva benedetto, anche se non eravamo provati, un vescovo di Roma che Don Salvatore ha conosciuto, che adesso non c'è più, era il vicario del Papa, era il vicario dei Ruini, anche se era emerito, ma era sempre un vicario dei Ruini, che era il vicario di Giovanni Paolo II. E allora la gente, chiedendosi chi eravamo, se eravamo registrati o no, nel senso sia giuridico ma anche di mente, allora abbiamo deciso di registrare questo gruppo di persone. Inizialmente, i canonisti sanno che funziona così, questo gruppo di persone come associazione privata, incoraggiata da un vescovo. Questo è il primo passo quando nasce una comunità religiosa. Allora abbiamo parlato con questo vescovo di Roma, perché il nostro vescovo aveva poco tempo, perché quello di noto allora era Monsignor Malandrino, anche perché noi eravamo lì, lui era sempre impegnato, la gente che era del nostro paese gli parlava, diceva: ma questo chi sta qua, che sono strani, quindi ci avevamo poca attenzione. Invece questo di Roma, questo vescovo, che è venuto anche a trovare nella parrocchia Don Salvatore quando era a Lebrino, ci ha preso sul serio, ha visto che eravamo pazzi nel modo giusto per Gesù e quindi ci ha indicato, e poi anche il vescovo di Noto ce l'ha detto, un canone del diritto canonico di come fare un'associazione per identificare il nostro inizio di cammino, l'associazione privata, che può solo trasmettere quasi un copia e incolla della dottrina, non può parlare a nome della Chiesa, ma solo può trasmettere. Poi quella pubblica, in vista dell'istituto, può parlare a nome della Chiesa, eccetera. Comunque, questa associazione, siamo andati da notaio che voleva, allora, mi ricordo, 800.000 lire, che più o meno sono come 800 euro adesso, anche se poi erano 1 euro, 2.000 lire, insomma, eccetera. Concretamente adesso si è pianata un po' la cosa. Allora andiamo dal notaio e noi presentiamo questo progetto, questi articoli, questi 10 articoli, e incominciamo a scrivere nel nome del Signore. Incomincia lo statuto dei piccoli frati e piccole sorelle di Gesù e Maria, un'associazione di spirito cattolico, perché se diceva che era un'associazione cattolica non potevi dirlo, perché è tutta una cosa tecnica, spirito cattolico. Appena il notaio ha visto nel nome del Signore, chi c'entra nel nome del Signore? Noi possiamo dire nel nome dello Stato, questa cosa la togliamo. E allora ci siamo guardati col fratello, diciamo: come, nel nome del Signore, non nel nome del Signore, che facciamo, che non facciamo? Il fratello è stato più illuminato di me in quel momento, dice: no, aspetta, pensiamoci. Va bene, pensiamoci. Allora andiamo, ancora non avevamo cellulare, niente, andiamo nella cabina telefonica e chiamiamo Monsignor Domenico Pece. Poverino, quello c'era un sacco di cose da fare, dice: ma vabbè, ma male che va,
non vi preoccupate, l'importante è che siete registrati alla fine, cioè, casomai fatela se questo proprio insiste, poi provateci, ma quello non vuole, vedete, pregate. Allora dice, sai che c'è? Detto, fratello, andiamo a messa, che era lì vicino alla chiesa Annunziata, a Ispica, diocesi di Noto, e poi si vede dopo la chiesa, dopo la messa. Andiamo a messa e c'era un mio amico che legge la prima lettura, che era una persona di legge, una persona di politica, e lui era un avvocato e che aveva studiato tanta legge. Il mio amico Carmelo, ancora è vivo, e lo sento leggere la lettura, quella di oggi, del sogno di Nabucodonosor e la spiegazione di Daniele. Allora il sacerdote fa l'omelia e dice: la soluzione al nostro problema. Noi avevamo questo dubbio, se farla, cioè noi la volevamo fare nel nome del Signore l'associazione, ma il notaio non voleva. Allora il parroco comincia a dire: allora, che cosa significa questa prima lettura? Questa pietra che si stacca e colpisce questa statua, alla fine questi regni, che insomma qualsiasi regno si sgretola, significa questo, con questo tono. Padre Stella, ancora è vivo, ed è pure giovane. E diceva: significa che se ogni iniziativa che noi iniziamo, un'iniziativa religiosa, se non la facciamo nel nome del Signore, crolla tutto. Quindi avete capito? Se non la facciamo nel nome del Signore, non la incominciate per niente, o nel nome del Signore, o non si incomincia niente, se volete che una cosa duri. Immaginate noi, dalla vostra parte, di mizzica, come parla il Signore. Oggi diciamo in francese, dice mizzica, oh là là, ci guarda. Allora ci siamo guardati negli occhi, il Signore sta parlando, il Signore sta parlando. Quando è finita la messa, io subito sono andato da Carmelo, questo che aveva letto, che era avvocato, era uno con le mani in pasta nella politica. Ho detto: Carmelo, che è amico mio, questo paese sono mio, ma come funziona? Siamo stati da un notaio così e così, ma che c'entra? Mi ha detto: ma tranquillo, non ti preoccupare, vieni, ti porto da un altro notaio. Ce l'ha fatta nel nome del Signore, non ha cambiato neanche una virgola, con 300.000 lire. Ecco, allora vedete, quando uno viene in chiesa e prega prima di fare ogni cosa, l'unico regno che non crolla, se ci avete fatto caso, quando oggi Daniele spiega il significato del sogno, dice: il Dio del cielo farà sorgere un regno, questa pietra, ok? Questa pietra è il Dio del cielo che farà sorgere un regno, non è solo Cristo capo, ma è anche il corpo, che è la Chiesa, le pietre vive che siamo noi, ma nel nome del Signore. Il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo. Stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, quelli che non vogliono accettare Gesù, è chiaro, mentre esso durerà per sempre. Vedete? Tutti i regni, tutto quello che in questa terra passerà. Si parlava nella storia dei primi secoli che Roma era eterna. Allora c'erano anche dei santi. Quando Sant'Agostino poi scriverà De Civitate Dei, cioè la città di Dio, che erano confusi perché dicevano: come Roma è eterna, e gli hanno fatto il sacco di Roma, i barbari insomma hanno conquistato Roma, come è eterna ed è stata conquistata. E Agostino dice che la costruzione non è quella di pietre, anche, ci serve per ripararci, per pregare, per raccoglierci, ma la Roma eterna si intende per le pietre vive. Come diceva il mio vescovo che mi ha ordinato, adesso c'è un nuovo vescovo, ma quello che mi ha ordinato diceva: Volantè. Lo chiamavo così, mi chiama così, Volantè. Ma alla fine in questa vita che cosa ci rimarrà? Se non solo quello di volerci, averci voluto bene. Solo quello ci rimane, di quanto ci vogliamo bene. E siccome i filosofi dicevano che il sommo bene non si poteva guardare, Platone che era il sole che non si poteva vedere, noi lo abbiamo visto questo sommo bene che è Gesù. Le aquile di San Giovanni dell'Apocalisse possono guardare il sole. E noi abbiamo visto questo sole, il sommo bene che è venuto nella storia e che è Gesù. E che lui è la testa di questa pietra, rivista poi in San Pietro nel Papa, e negli apostoli che erano con lui e nel popolo di Dio, che è il suo corpo, che non ci potrà separare nessun vento di dottrina sbagliata, nessuno. Ma noi siamo come quella pietra che accadde a Ratzinger, che Ratzinger, prima ancora che era Papa, era stato chiamato alla leva nel tempo dei nazisti e un pezzo grosso dei nazisti lo prendeva in giro, lo racconta Ratzinger nella sua testimonianza, lo ha raccontato, e gli diceva che la Chiesa sarebbe passata. Invece Ratzinger, poi da Papa, dirà: invece è passato il nazismo, la Chiesa non è passata,
Il corpo di Cristo è sempre qua. Ecco, allora tutto passerà. San Giovanni Apostolo dice: il mondo con la sua concupiscenza passerà, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Anche queste mura di questa chiesa, Gesù dice: vi piacciono queste pietre votive? Non rimarrà pietra sopra pietra. L'unica cosa che ci rimarrà è fare la volontà di Dio. E concludo ripetendo il passo di San Giovanni Apostolo: il mondo, pure il pianeta Terra, il mondo con la sua concupiscenza, con tutto il suo spirito, con tutto quello che c'è dentro, passerà, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.